Se sai far bene la spesa, il ristorante più buono del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, benvenuti in studio, benvenuto pubblico e benvenuta giuria. Fiammetta Fatta, giornalista enogastronomica, sempre elegante. Riccardo Rossi, attore. Chiara Maci con quella rosellina rosso fuoco, food blogger. Ormai li conoscete tutti, conosciamo i nostri nuovi concorrenti di oggi. Claudia, da Genova. Ciao, piacere. Ha imparato a cucinare dalla mamma, dalla nonna, che ci darà forse la ricetta del pesto, chi lo sa. E Antonio, da Bari. Buongiorno. Ha imparato a cucinare dalla mamma. Bravo con le cozze. Chi lo sa chi è più bravo però nella prima sfida, che non vi dà punti, però chi la vince sceglie il tema e il piatto della prova successiva. È di manualità. Un classico, golosissimo, l'avete assaggiato sicuramente, la salsa tonnata, quella che ci si copre il vitello freddo. Voi dovete realizzarla visivamente e anche di sapore, perché magari potrebbero assaggiarla perfetta. Avete di fronte tutti gli ingredienti, poi dirò anche la mia ricetta. Hai 3 minuti di tempo per realizzarla. Pronti? Prontissimo. Via! 3 minuti di tempo. È una ricetta abbastanza semplice, cara la mia... Non fa quella faccia lì subito. Che ma c'è? Normalmente il vitel tonnessi prende rosticceria quando uno sta da solo a Roma come un poveraccio. Va lì, dice, mi fa un piattino di vitel tonnessi per fuori e me lo porta a casa. È vero però, è il piatto dei single per antonomasia. E come si fa? O anche dei matrimoni. Io non l'ho mai saputo perché non sono mandato in rosticceria. Ascolta, ascoltiamo Simone Ruggiati. Mixer a immersione, 150 g di maionese, quella buona, 100 g di tonno in scatola sgocciolato, un cucchiaio di capperi dissalati, un cucchiaino di succo di limone, sale e pepe. Si frulla il tutto con un filettino di acciuga, a renderlo omogeneo e far montare anche la crema. Si lascia riposare e la salsa tonnata è pronta. Caro il mio Riccardo Rossi. Sì, però appunto uno a casa se lo fa si spara prima di mangiarsi. Ma fai prima a farlo che a chiamare la rosticceria. No, no, sì, vabbè. Tanto, Simone, non ci capiamo. Certo. Fiammetta, tu invece non l'hai mai mangiato perché non ti sei mai ritrovato una sera a cena, una sera a cena. No, ma perché voglio dire, tu parli di questa cosa qui, invece, per esempio, secondo me, addirittura neanche il frullatore, cioè tu ti metti lì e lo fai a mano. È una soddisfazione fantastica, meravigliosa. Certo. Devi avere la voglia. 4 ore di tempo libero, esatto. Però. Magari dopo gli ruberemo la ricetta del pesto fatto nel mortaio, ecco. Però io vengo incontro anche alle esigenze di chi è a casa. Sì, giusto per mediare fra la rosticceria. Che hai fatto e qua? Già ce l'avevi? Da piccolo. Perché... Io non li disturbo per adesso. No, tanto. Avete 1 minuto e 10 secondi circa per portare questa crema semplice, ma... anche ecco. Personalizzabile. Ma poi dove si mette, scusa, sul vitello chi lo prepara il vitello invece? Lo prepara la pentola con l'acqua in ebollizione e le verdure dentro. Tant'è che, trucchetto a casa, tanto ormai ci siamo, lo posso andare, anche le verdure bollite che si usano per fare il brodo della carne possono essere aggiunte alla salsa di tonno. In quel caso lì con la frusta ci si aiuta di più perché le verdure, essendo così morbide e cremose, montano meglio la salsa. Ok, va bene. La base, diciamo, è questa. Il trucco è usare il capperino dissalato anziché quello magari di salamoia che dà molto sapore. 30 secondi. Comunque è un piatto visto appunto, la battuta tua Riccardo della rosticceria è un po' vera perché è un piatto un po' da gastronomia così. Però è un gran piatto della cucina italiana quando mancano 5, 4, 3, 2, 1... Stop! Allora, sarò molto più fiscale, sì. Vi dirò da adesso, per i prossimi piatti, finito il tempo, io parto verso il tavolo. E loro due mi diranno, Claudia e Antonio, guarda, facciamo così, così potete verificarne anche la densità. Che preferisci quella più liquida? Sì, io preferisco, no, la consistenza è più omogenea. Sì. Claudia, più omogenea?
Effettivamente sì. Va bene. Claudia vince la prima prova, Simone. Bravo. Non c'erano punti in palio. Adesso scegli. Attenta, ricordati la provenienza sua. Tagliolini al salmone o spaghetti con i ricci? Sono vegetariana, ma scelgo gli spaghetti con i ricci. Nonostante lui sia barese? Sì, assolutamente. Lo affronta bene. Sono gli spaghetti con i ricci l'ingrediente base della prova di abilità. Prima di cucinare normalmente si fa la spesa. Voi avete 30 secondi di tempo per entrare nelle vostre dispense e prendere tutto quello che vi serve per realizzare il vostro spaghetto alla polpa di riccio, anche rivisitandolo. Non vi dimenticate niente. Via 30 secondi! Tutto alle mie. Spaghetto semplice, classico e anche piuttosto saporito. Per 4 persone, 400 grammi di spaghetti numero 5, 15 pomodorini ciliegia o datterini, purché maturi, una scatoletta di polpa di riccio, 200 grammi circa di prodotto scolato, uno scalogno, uno spicchietto d'aglio e a piacere del peperoncino. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Curiosa, la salicornia qua. Qui mi sembra... Ah no, c'è frutta secca. Vabbè, tranquilli, prodotti tradizionali. Vi ricordo una piccola cosa, grande spesso potrebbe diventare, il campanello. Questo serve o per rientrare in dispensa per 30 secondi se vi siete dimenticati qualcosa o arricchire la vostra ricetta, o per un aiutino dal sottoscritto. Soltanto una volta per tutta la gara. Vi ho detto tutto, 10 minuti, via lo spaghetto. E adesso, che posso disturbarli un po' di più, intanto partiamo dal come ce lo fai questo spaghetto. Lo faccio bello al dente e lo cuocio con la salicornia, che è l'asparago di mare. Ok. Quindi... Cosa che Riccardo compra tutti, infatti ero già partito. Lo so, ma l'ho già visto. Salicornia. La salicornia, no? Ma chi non ha della salicornia a casa? No, in casa è difficile perché cresce sott'acqua. Prendi un po' di salicornia lì sul davanzale, quante volte l'ho sentito? È un'alga. Cresce in mare. È un'alga. Prendimi un po' di salicornia nell'acquario. Arrivo subito. Sì. Tutti dicono in casa, ma dove la compri? Se tu hai questa in casa, Roma, hai dei problemi di umidità. Vai al mercato di Andrea Doria, ti ridono in faccia. No, sì. Invece no. Attenta, no, sì, è viva. No. Allora, questa qua, quando vai... È tipo un asparagio. È l'asparago asparago di mare. Di mare. Vabbè. Asparagio. Allora, dimmi l'asparagio di mare, asparago. Allora, asparagio. Se tu vai nei tuoi ristorantini, quelli un po' così... easy, nel senso che cucinano facile, la trovi anche fritta a volte quando fanno sì, la paranza. Secondo me non si azzardano a portarmela comunque perché fa impressione un po' fiammetta. Vabbè, te la lascio come dono. È molto carina, è una pianta grassa. Allora, quindi qua abbiamo detto con la salicornia, perché poi la ricetta è abbastanza semplice: la polpa di riccio, immagino messa nature all'ultimo, sì, perfetto. E cipollotto poi... di fondo e aglio. Sì, e una spolverata di bottarga alla fine. Bottarga alla fine, perfetto. Qua invece siamo partiti dalla frutta secca. Sì, la dovrò tritare, la dovrò innanzitutto tritare e in secondo momento la dovrò tostare leggermente. Ok, fondi di cottura, di là abbiamo fatto, stiamo facendo cipollotto e aglio, anzi consiglio di iniziare a tritarlo, mentre qua vedo soltanto aglio. Nessuno mette il peperoncino. Aglio, perfetto. Quindi tutti e due una cucina piuttosto tradizionale, tu ancora di più. So che tu ami la cucina territoriale. Mi piace cucinare le cose della mia terra, i prodotti della mia terra, e mi piace che il sapore non debba essere contaminato da troppi fronzoli, diciamo così. Mi ok, piace... perfetto. Tu hai imparato a cucinare dalla nonna, mi dicevi? Dalla mamma. Tu dalla io mamma. Dalla nonna. Ok, quindi comunque le cucine più semplici e questo ci piace. Parliamo del riccio. Bravo, parliamo del riccio. Hai mai visto aprire un riccio, Simone? Cioè, no, pure io t'ho fregato. Vai. Non li amo molto. Spiega perché... agli amici a casa come si apre il riccio. Allora, il riccio si prende lo stappa a barattoli. Si prende lo stappa a barattoli, quello che c'ha tutte quelle chele, lo metti attorno al riccio, come ti avvicini si rompe il riccio, una parte la butti e l'altra praticamente pure, perché dentro rimane talmente tanto poco che sta di quel marcio di sabbia. Io non so come si fa a mangiare la pasta con i ricci, non lo capisco. Allora, per tutti quelli che non mangiano solo pasta al burro e amatriciana e amano la pasta con i ricci. Esatto, sì, anch'io. Sì. Non c'è estate senza pasta con i ricci. Assolutamente.
Non c'è? Nella mia vita non ho mai capito niente. E poi scusa, no, come, poi... come fa a dire che i ricci sono pieni di sabbia, vengono sulle rocce? Esatto. Non è una teoria, non è una foncola. Non è una foncola, però nel riccio spesso con il mare in tempesta della sabbia, come puoi dire che non si alzi? Certo, proviamo a... Allora, io prima di sentire le due versioni di chi le conosce, potrei dire una cosa a caso. Come prima ho semplificato la ricetta con il mixer, qua dico, crudo deve essere freschissimo, buono e bisogna fidarsi. Bari. È fantastico. Però, se ci si fa la pasta, si può utilizzare anche un buon prodotto in scatola e poi lo si personalizza. Tipo, a fiammetta, piace bianca o rossa? Bianca. Bianca. Aglio e piccantina? Un pochino piccantina, però soprattutto non voglio che venga scaldato il riccio. Ok, quindi cioè, messo in mantecatura fruad. No, allora. sopra. Above, no, above. Intere di ricci freschi. Quindi neanche saltato in padella, proprio sopra dove. Sopra crudo, così. Tagliamo la testa al riccio, dacci una ricetta. Sempre in bianco, come diceva Fiammetta, non con pomodoro, o magari macchiato leggermente con un pomodorino solamente. E per stemperare un po', perché c'è molta gente che non mangia riccio perché sa troppo di mare, cioè un gusto comunque forte. Con le scatole un po' meno che è pastorizzato, ecco, però io parlo del fresco, esatto. Per esempio lei ci aggiunge anche la bottarga, quindi diventa aumenta molto strong. Magari si può stemperare con... Un po' di capriolo. No, un po' di burrata, ma leggera. Non si può parlare con lui. Di burrata. Ah, la di burrata, che a te piace. Anzi, perché ingrassandosi la bocca ti toglie esatto, un po' ti dà quella freschezza che ti... Monti. Sì. No, bene, io direi che irrecuperabile. Forse vado a dare la mia, dove utilizzo un pochino di pomodoro. Uso lo scalogno poi. Uso lo scalogno e un pochino di aglio. E metto il pomodoro soltanto per semplificare un qualcosa a caso. Macchiato leggermente. Allora, prima della ricetta vado a vedere qua, perché voi pensate che se io parlo con la giuria non veda cosa succede qua. Però diciamo che ho visto uscire... Rimettiamo la frutta secca a tostare mentre la pasta cuoce e il fondo di aglio e prezzemolo sta andando. Attenzione all'aglio a non bruciarmelo. No Riccardo, non lo guardare male, diciamo che no. Il grill del forno era un pochino alto e la frutta secca... Ma non c'è problema, esatto. Tanto tostata, bruciata, per noi è uguale. La sta rifacendo, sbaglia in cucina. Okay. Ecco, adesso è arrivata la zaffa. Adesso è arrivata. Chiamate i vigili del fuoco, per favore. Sento che qui guarda il fumo tra un po', è allora, spiegaci un attimo, così Riccardo impara a usare la salicornia. La stai sbollentando? Insieme alla pasta. Ok, quindi cuoce, da buona genovese... È ingolfato, Beh, brucialo, ma non romper niente, Perfetto. Allora da buona genovese, che farà la pasta cotta con le patate o i fagiolini, penso usa la stessa tecnica. Esatto. Questa se non me la sono inventata io, ma la cosa tutti a Genova. Con le patate e i fagiolini. Per dare sapore anche alla pasta e poi si salta tutto nel fondo di cipollotto. E acqua di ricci. Fantastico, tocca a me adesso. Ricetta con la con il riccio, ma fatta velocemente e semplice. Si trita lo scalogno finemente e si fa imbiondire pian piano in casseruola con un pochino di olio extravergine e lo spicchio d'aglio messo a metà cottura, pelato e privato del germe interno. A piacere, vi dicevo, il peperoncino. Quella è la base dove far stufare i pomodorini ciliegia o datterini che siano tagliati in quattro, in modo che perdano l'acqua e creano un sorta di sughetto. Si aggiusta di sale e di pepe e soltanto quando si salta la pasta all'interno si aggiunge la polpa di ricci scolata dal liquido di conservazione. Se volete dare un tocco profumato, un po' di zesto di limone grattugiato. Con una pasta semplicissima e molto buona. Fatta rossa in questo caso. Avete 2 minuti, signori, per stupire la nostra giuria che diventa sempre più affamata e finalmente facciamo assaggiare questa salicornia. Sì, questa salicornia, non vedo l'ora. Secondo me ti piace, non lo so. Che riccio, sono, ricordiamo le famose caramelle, la salicornia, in vendita nelle farmacie segrete dei monaci. Quindi non mi fa male tanto l'orecchio. Ha provato con la salicornia? Hai capito? Quella roba là. Torno in cucina e torniamo seri, perché questo è il momento più difficile per questo tipo di pasta. Che, come faccio a spiegartela Riccardo? Diciamo così, quando fai la carbonara, sì. Il problema finale è l'uovo. Sì. Per farlo rimanere viscoso e non farlo stracciare. Ecco, diciamo che queste sono tante uovetta piccoline, qua c'è anche la bottarga dentro, quindi si rischia di stracuocerlo, farlo asciugare, e quindi è il momento più delicato. Avete 30 secondi circa di tempo per impiattare. Te ce l'hai di vizio però di bruciarle, eh? No, ma queste vanno bene. Sì, sì. Aspetta, le spostiamo qua. Il centrale andava bene.
Allora, diciamo che negli ultimi 15 secondi ti potrei chiedere se questo piatto l'ha già mangiato anche Carmen, sua ragazza. Carmen è... Pensavi di non arrivarci. Carmen? Purtroppo colei che insieme a me testa. Io solitamente ho l'abitudine di creare, inventare qualcosa e far assaggiare. Vi do gli ultimi 5 secondi per impiattare. 4, 3, 2, 1, stop! Stop, 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 stop. Vengo subito da voi velocemente perché questi sono piatti delicati. Sono piatti che potrebbero asciugarsi. Partiamo con quello di Claudia. Vi aiuto io? Sì. Quindi qua la versione con Ricci, Chiara, Bottarga e salicornia. Ti do anche... Ah, c'è la salicornia. Tu vuoi ti do un altro assaggino? No, no. Perfetto. Grazie. Com'è? Allora, intanto ottima cottura della pasta e ottimo anche modo di amalgamarla, nel senso che è perfetta, molto equilibrata. Ti dirò che la salicornia, secondo me, non si percepisce più di tanto, cioè non dà né il valore aggiunto né toglie. Avrei messo qualcosa di più fresco, o magari aggiungere un altro po', avrei pensato a un pesto di salicornia, cioè magari frullato e messo quasi a cremina, come dicevi poi prima. Qualcosa di acquoso che possa aiutare la cremosità della pasta. Però non è troppo saporita, è perfetta. Ok, passiamo a uno che di pasta se ne intende. Allora, aiuto? Questa fiammetta... No, iniziamo. Fammi questo piattino. è il momento basta, serio. Basta, troppa salicornia. Scherzo, dai. Fammi vedere. Guarda che vado. Dava, eh. Beh. Il pesce c'è. Traduco. Sento proprio... l'alga viva, l'alga che rugge. No, senti il riccio. Sento, ma non puoi sentire l'alga. Come sento proprio quel sapore di mente, devo dire, non è una cosa. Lo spaghetto non è cotto divinamente come avevi promesso. Avevi promesso uno spaghetto al dente che mi stacca la lutturazione? No, devo dire no. E lui ha un... pasta. L'ha dichiarato la cottura. Fermetta questo qui, ecco Simone Ruggiati. Pensa a fiammetta in un ristorante, averci come collega un simile Riccardo Rossi come me. No, la salicornia a fiammetta non è data. C'è. Sì, ce l'ho. È lì dissimulata fiamme. Ma tanto la salicornia ha lasciato tutto quello che doveva lasciare già nell'acqua. Ha lasciato il conto. Mi aspettavo in un piatto con la salicornia, la bottarga, il riccio, un'esplosione di mare enorme, però non c'è, sono piuttosto delicati, quindi tutto sommato anche a Riccardo Rossi piacciono. Lo stavi dicendo in positivo, cioè in positivo, è riuscita, cioè, a renderlo... No, io mi aspettavo un sapore. Avresti e voluto un sapore tra la salicornia, veramente mare concentrato. Pensa, questo sveniva se c'era. Sì. Sì. Benissimo, allora passiamo al piatto di Antonio. Attenzione, può succedere di tutto. Che ci ha fatto sempre la pasta con i ricci? Con le mandorle tostate. Con le mandorle e pistacchi. Bis tostati. Però diciamo che il risultato... Meglio? Non influenzare la giuria. Ma non dico niente. Col ditino, eh? Allora, manca qui assolutamente un elemento fluido e ti dirò la frutta secca, che secondo me sta bene, rende però il tutto come se ci fosse del pan grattato un po' alla siciliana, che rende un po' troppo... un po' quando... come la pasta con le briciole, diciamo, utilizzo. Sì, esatto. Utilizzo però dell'acqua in mantecatura. Solo che con il riccio manca ovviamente o un po' di acqua di cottura o di acqua di riccio, che magari rendeva tutto più fluido. Come sapore invece ci siamo. Togli il piatto, Chiara. Acqua di riccio, che non è un profumo, ricordiamolo al pubblico a casa. Oderich, qua che faccio io? Vai, fai tu, dai. C'hai paura? Io ho paura di te in sempre, comunque... Comunque ne prendo poca, va bene? È per questo prima che ho voluto dare la ricetta con l'utilizzo anche del pomodoro. Così qualcuno che vuol provare intanto riccio, un po' è mitigato dalla dolcezza del pomodoro, un po' aiuta nella fluidità della pasta stessa. Adesso io assaggio questo qui.
non vedo la salicornia. Qua ricordo che il fondo era di aglio, quindi magari un pochino più. Non ce la faccio questi piatti. Sei soddisfatto oggi? Sento questo sapore di mare, ma non mi convince. Devo essere onesto. Beh, diciamo così, non gli piace tanto il riso. No, non mi piace, l'avevo detto prima, non mi piace, basta, non mi piace. Ma tu, da buon gastronomo, dovresti comunque commentare la fattura del piatto. Beh, vabbè, lo spaghetto è scotto, tutta la roba, le crudite sopra, questo nocciolame è un po' così. Le crudite di nocciolame. Beh, come le voglio, sono crude. Sentiamo Fiammetta che parla. Che assaggia. Sì, scusa, sì. Sì, vabbè. Qua... Visto che diciamo il problema principale era il discorso della fluidità, soprattutto di entrambi i piatti, a parte l'utilizzo di ingredienti dentro, la difficoltà, come dicevo, dell'utilizzo di queste uova è l'utilizzo dell'acqua di cottura in mantecatura. Esatto. Quella è fondamentale. Allora, io apprezzo qui il contrasto tra il croccante e la morbidezza del riccio, il quale ha una nota, dovrebbe avere salata, ammorbidita anche dalla dolcezza del nocciola e quant'altro messo. Che poi d'estate tira fuori anche un po' di profumo. Tuttavia. Però, voglio dire, non c'è il riccio. Cioè, non sento il riccio. Io insisto, questo può piacere a lui, però pasta coi ricci, io voglio sentire i ricci. Bene, no, adesso sentiamo voi. Col gessetto da 1 a 5, prima il piatto di Claudia, ricordo lo spaghetto con salicornia, polpa di riccio e bottarga di muggine. Per passare poi ad Antonio, che lo spaghetto al riccio l'ha elaborato con nocciole e pistacchi tostati. Non sono piaciuti tantissimo, ma il risultato è lo stesso, 7 pari. Un applauso. Bravi, bravi, bravi. C'è la parità. Ricorda il nostro gastronomo e notaio Riccardo Rossi che sarai tu a scegliere il prossimo tema perché hai vinto la prova di manualità, però tra un po', prima pubblicità. Studio a fuoco e fiamme, due spaghetti alla polpa di riccio, parità, 7-7. Claudia però ha vinto la prima prova, quella di manualità, e quindi ancora lei dovrà scegliere il tema. Allora, si parla di verdure, cetrioli o melanzane? Melanzane. Ancora un prodotto vicino alla terra barese del nostro... Bene, è la melanzana l'ingrediente base della prova di creatività. Per rendere creativa questa melanzana dovete ancora una volta fare la spesa. Ancora 30 secondi, non vi dimenticate niente, stupiteci. Via! Io vi sbircio anche un po'. Qua usciamo con dell'avocado, dei pomodorini ciliegie, del lime, del formaggio filante con lo scalogno. Qua usciamo solo con della farina per poi tirar fuori... Cos'è? Stracciatella? Sì. Latte... Ah, ecco la tua terra che viene fuori. Peperone, melanzana, erba cipollina, pomodorini ciliegia. Melanzana e pomodori, un po' di insalata gentilia. L'hamburger? Yes. 3, 2, 1, stop. Siete sicuri? Avete tutto. Qua abbiamo un po' di spezie. Ancora 10 minuti. Ripeto, creatività al massimo. Piante! Pronto! Il primo aiuto. Allora, Claudia, ho bisogno di una dadolata sottile, piccolina, di melanzana. Di melanzana, che ti servirà per realizzare quale piatto? L'hamburger vegetariano alle melanzane con salsa di avocado. Perfetto, perché tu sei vegetariana. Esatto, sì. Ok, da quanto? Da 4 anni adesso. Quindi al tuo bambino Andrea di 2 anni, ottenuto dal grande amore con Fabio. Salutiamo Fabio. Ciao Fabio. Ciao Fabio. Anche lui è reso vegetariano? Sì, siamo diventati vegetariani, sì. Ok, bene. Quindi tu invece di mangiarti un bel hamburger di carne rossa, così te lo fai con la melanzana che io ti farò a dadini e tu farai saltata, trifolata. E io farò saltata nell'olio, sì, poi passata nel mixer con la patata bollita, un po' di spezie e la farina di ceci per legare. Ok. Per tenerlo insieme, poi passata in padella croccante con del sesamo. La farina di ceci dovrai dare il tempo di cottura, cioè dovrai cuocerla, bene? Sì. Ok, no, io... qualche aiutino così.
Allora, lavoro? Impiegata. Impiegata. Non ti sei dedicata alla cucina perché so che dopo la prova di zuccotto, liquefatto che ha realizzato una volta per chi? Nelle mie varie prove culinarie. Impiegata. Però la passione della cucina so che deriva dal fatto che durante il periodo di studi la sera si metteva ai fornelli e cucinava. Esatto, sì. Mi rilassavo. Piatto forte? Dell'esame. Tirami su. Cheesecake, brownie. Quindi tutti dolci. Dolci. Ok. Perché Riccardo la stai guardando con quest'aria? No, perché mi chiedevo se la cucina vegetariana comunque nella preparazione non tolga già tempo a quel poco che abbiamo, cioè mi sembra quasi un lusso. Invece perché? No, Riccardo. Ma no, è che vedo lunga. Questo hamburger che uno lo compra, fai conto, non dico posti, e te lo mangi al volo, invece se no qua bisogna preparare la melanzana. Allora, vorrei ricordarti questo, che una trasmissione di cucina serve a far cucinare le persone, non a mandarle come fai tu al pronto. Però, dico, amore, che mi hai preparato stasera? Niente, sono le 9, alle 10:30 c'è un bel hamburger per te, capito che dico? Ok, però è buono. Però è buono. Antonio che ci fa? Io sto preparando l'impasto per una crepe. Sì. Ecco, una crepe che riceverà? Che riceverà al suo interno delle melanzane, che saranno fatte come fosse una torretta. Ok, quindi la melanzana la friggi, la spadella? La frigo con un po' d'olio. Okay. E dopodiché... Lavora intanto, perché mancano 7 minuti. Quindi la melanzana sarà fritta, il pomodoro? Il pomodoro sarà crudo. Crudo. La stracciatella sarà cruda. Ok, giustamente. Giustamente. Il peperone? Ma guarda, aspetta, ti faccio un esempio. Guarda quanto è grande la melanzana e quanto è grande qui. Prendi un coltello più... Ma grazie. Vai. Vabbè, ti vedo concentrato. Lui starà pensando a Carmen. Fidanzato. Sapete che io entro. Mentre voi elaborate, lei sta frullando avocado e pomodori, lui sta mettendo su la melanzana. Un secondo facilissimo. Melanzane lavate e tagliate per lungo. Si incide la polpa con un coltellino come se fosse un reticolato. Si sala, si pepa, un pochino di olio e dell'origano. Si cuoce in forno a 180 gradi per 15 minuti circa, ovviamente a seconda della grandezza della melanzana. Nel frattempo si prende la carne da carpaccio, quindi di manzo, e si taglia a striscioline, come gli straccetti alla romana. Si saltano in padella con uno spicchio d'aglio e un pochino di olio. Si aggiunge a fine cottura un pochino di rucola e dei pomodorini tagliuzzati. Scaglie di grana e si serve sopra e quindi all'interno della melanzana, che diventa parte cremosa e contorno. Semplice, economico e leggero. Mentre qua in un olio extravergine, che forse sul fornello di sinistra più possente andrebbe a una temperatura più idonea alla frittura, andiamo di frittura della melanzana. Poi gli devi che non vi aiuto. Qua, vai. Perché se no, se si frigge con l'olio basso, si appesantisce. Allora, melanzana fritta, pomodorino crudo, peperone frullato, crepe che farà da contenitore, e l'acqua lì? L'acqua lì mi serve per scottare un attimo il... La cipollina. L'erba cipollina, sì. Ok, chiaro? Qua invece l'hamburger sta prendendo forma. Con melanzana saltata. Sì. Farina di ceci. Patata bollita. Patata bollita che darà l'amido e quindi tiene tutto insieme. Curry e paprika per dar sapore. E qua abbiamo frullato polpa di avocado. Pomodorino. Pomodorino. La succo di lime e scalogno. Una sorta di guacamole frullata. Esatto. Questo l'abbiamo capito, 4 minuti circa, quindi attenzione, ma quando è che cuoci quella crespella? Com'è? Quando cuoci quella domani, crespella? Domani, in serata. Io credo che possa essere il momento, ma... Ecco, detto io, c'è un campanello, usatelo, arrivo, perché poi dopo rimango io in ritardo. Allora, il peperone frullato con... Vedi come va bene l'olio adesso? Sì, sì. Peperone frullato con... Con un po' di pomodoro, un po' di olio, un po' di basilico. E servirà solo per guarnire il piatto. Ok. So che tu ti esalti quando hai la casa piena di gente e devi cucinare per loro. Diciamo ecco di sì. Ecco perché la padella... Era... Le abitudini sono quelle. Mi piace invitare gli amici a casa, mi piace cucinare per loro, mi piace che mi critichino. Qua guarda, sono già pronto. Perché solitamente criticano. Però insomma qualche volta qualche piccolo complimento. So che anche tu hai un gran piatto che è il couscous di crostacei,
che ha rovinato una cena. Esattamente, era una cena. I tuoi disastri in cucina. Era una cenetta romantica di qualche anno fa. È andata persa, diciamo così. Il couscous era quasi immangiabile. Tu lavora intanto? Lavora. Sì, sì, non ho molto. Allora, io ho messo un pochino di extravergine, si può fare sia con il burro che con l'olio, mentre la padella si scalda, poi si passa un panno per togliere il grasso in eccesso e così si rende la padella antiaderente. Così anche il nostro Riccardo Rossi, se ha bisogno di farsi una crespella al volo, sa come si fa. Va bene, che è un continuo chiedermi cosa posso farmi al volo oggi, una crespella. Vi ricordo che fra 2 minuti, soltanto 2 minuti, servirà il piatto pronto. Lei ha spalmato questa sorta di guacamole sulla base dell'hamburger. Il formaggio dov'è? Dove è andato? L'ho tagliato, devo ancora tagliare. Ok, e questa è la purea di melanzane, patate, paprika, curry, eccetera, che va a cuocersi su un fondo di sesamo che si tosta e dà croccantezza. Quindi le ricette le avete capite. Sembra un po' densina, però tu l'hai fatta e io la uso. Ok. E qui ci siamo. Di... Allora, lei è amante degli animali, tanto da far volontariato. Ah, brava. Ora un po' meno. Perché... E anche lui è amante. Tre avete un cane, vero? Sì, sì. Lui li abbandona, lei li salva. No, adesso per dire anche lui. Te l'hai presa con te oggi, Riccardo. Dimmi, dimmi. Il mio cane si chiama Carlotta. 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 Ah. È un cane che fa un sacco di guai. Combina un sacco di guai. Un minuto e poco più per finire il piatto. Io ti prometto che ti consegno la crespella in questi termini. Ti vedo così pacato, rilassato. Che fai? Ah, la stai pesando? No, questa... Lui cucina bene solo se sono in 50. Sì. Per quando tre... sono in 3 non c'è soddisfazione. Si è attaccata, Simone? Allora. No, siccome hai detto che era un po' densa. Sì, però ora cerchiamo di farla venire bene lo stesso. Bravo. Ok. Grazie. Niente, spengo un paio di fornelli. Faccio un salto di qua a vedere come. Ah, però. Comunque, Riccardo, scherzando, tra virgolette, aveva detto una cosa giusta. Un po' complesso, però dai, però 10 minuti lo sta facendo. Mancano 30 secondi e vi ricordo che nello scadere dei 30 secondi io vi prenderò il piatto in ostaggio. Ne hai bisogno? Sì, ci siamo. Grazie. Dove la metto? Qui sul piano di cottura. Cotta. Vai. Grazie. Comunque si sono lanciati in 2 preparazioni piuttosto impegnative, visto il tempo. Tant'è vero che ricordiamolo anche gli spettatori 5. A casa, in realtà questa è la seconda parte 3. Della puntata, 2. Dura da 1. Ieri. 1, stop! Voglio i piatti. No. Voglio i piatti. 3 secondi proprio. 1, 2, 3. Bravi! Adesso tocca a voi. Allora, guardi. Signora Maci, posso prenderlo con le mani? Fallo. Ti prego, fallo. Guarda, veramente. Brava. Tutto il pubblico della sette te lo chiede. Un applauso a Chiara Maci. Dai. Così si mangia. Com'era? Ha mangiato solo pane? No, ho mangiato. Ah. Buonissimo. Mi piace da morire l'idea dell'hamburger vegetariano, che è poco compatto però, perché quando lo mordi, forse perché è ancora caldo, manca evidentemente un elemento che renda tutto più solido. Per scelta ricordo che non ha messo quello che poteva essere, che so, l'uovo che avrebbe tenuto. Infatti per che avrebbe tenuto. Però il sapore è ottimo, assolutamente. Mi piace da morire il sesamo. Questo un po' tostato, molto molto buono. E molto molto bene. Questo lo togliamo, sì. Così passiamo a Riccardissimo che si prende il suo hamburger. Non vi voglio influenzare, però penso che con più tempo magari a disposizione un coppa più farina di ceci. Esatto, con un coppa pasta si può fare la forma esattamente grande come quella del pane e renderlo anche, però in 10 minuti. Ragazzi, è un miracolo della cosa. Molto buone le melanzane. Bella idea. I like it. Il tema era la melanzana. Brava. Ci siamo. Fiammetta. Che hai fatto? Meno 10 punti. Gli è caduto un mestolo. Ottimo.
attimo. E questo, visto ancora? Che avete... Ah, ok, perfetto. Questo lo rimettiamo qui. Esatto. Vai. Beh, devo dire, molto carino, molto appetitoso. Potrebbe anche essere un club sandwich vegetariano. Torniamo al Claridge. Okay. Torniamo al Claridge. Passiamo ad Antonio. Questa torretta di melanzana, stracciatella, pomodoro, peperone. Tanto la taglio così, così vi faccio vedere anche l'interno e vi do anche per servirvi se volete. Ma faccio io, guarda, oggi mi sento proprio poste. Anche un po' di questo? Questo è un frullatino, ripetiamo Antonio. C'è del peperone, c'è del pomodoro, un po' d'olio e del basilico. Quindi lei è una sorta di guacamole e una sorta di gazpaccio come abbinamento alla melanzana. Allora, manca un po' di sapore. È un po' insipido intanto, proprio manca di sale. Mi piace molto l'idea del gazpaccio perché è freddo e quindi rinfresca assolutamente tutto. La crespella sta bene nonostante non sia anche questa ben richiusa. Manca un qualcosa di più forte, uno zing di fiammetta. Esatto. Manca uno zing di fiammetta. Oppure anche un po' più di sale perché è insipido. Mi servo io, lo so fare benissimo, in modo che così c'è il campione, capito? Sei tu il mio campione, Riccardo. Grazie. Lascia un po' di... Eccola! Fiammetta. Tieni fiammetta, scherzo. Allora, dicevamo melanzana Com'è? Con l'uovo, ottima. No, non è una melanzana con l'uovo, ma è una crespella che fa da veste ad un tortino che scende il pomodoro. Che è? T'ha ragione Chiara Maci. Per il resto? Idea carina, devo dire. Bravo. Ok, fiammetta. Beh, intanto devo dire che a me piace molto questa idea della crespella salata, un insieme franco-italo-sud. È una cosa da proporre, da copiare magari. Quanto al sapore? Magari anche ripassata, oddio, c'è la stracciatella dentro, se fosse un altro formaggio anche ripassata in forno. Ma questa anche se la frulli, la porti, va anche bene. Anche un formaggio più saporito dava... Come se la frulli? Sì, nel senso, la porti, un filo d'olio, va bene. Ma a me piace molto. Hai visto? Manca solo un filo di peperoncino per vivacizzare il tutto. Sale per Chiara, peperoncino per Fiammezza, gessetto per voi. Da 1 a 5, piatto di Claudia. Veg burger di melanzane con guacamole... al curry e paprika. Curry e? Curry. Hai capito? Sì. Dal guanciale al veg burger. Fiammetta. Per poi andare su Antonio con la lasagnetta, diciamo, mediterranea in veste di crespella, chiamiamola così. ~14-11 vince il veg burger. Bravo, Claudia. 21-18. Antò, sono pochi punti, a poche fiamme succede sempre di tutto. Ancora lei sceglie. Si parla di dolci, il tuo forte. Dessert alla vaniglia o dessert al cocco? Cocco tutta la vita. Cocco tutta la vita. Gli tocca, qui hai scelto bene. E il cocco è l'ingrediente base della prova di presentazione. Di fronte a voi un sacco di ingredienti insieme a cocco fresco e scaglie di cocco secco, quindi cioccolato, sfoglia, panna, frutta, per comporre un qualcosa che magari non sarà assaggiato, ma visivamente deve stupirli, colpirli, esaltarli. Avete 7 minuti per fare tutto ciò. Via! Già un'idea? Sì, penso di fare una cosa fresca, una cosa che non abbia bisogno di cottura. Che si chiamerà? Che si chiamerà, saranno delle palline di cocco. Pralina. Sì, tipo pralina, tu esatto. Vai, mentre devi cercare di lavorare mentre spieghi. Esatto. Allora, tipo pralina. Quindi a base di ricotta? Ricotta, farina di cocco, zucchero, la base è quella. Dopodiché utilizzerò per guarnire il piatto l'uva. L'uva, esatto. Ok. Mentre qua a secco. A secco? Sì, io sento. Scegliamo il cioccolato a secco. Sì. Direttamente sulla fiamma.
per farci cosa? Per fare una torretta di pasta sfoglia, croccante al cioccolato e con crema al cocco. Quindi userai la sfoglia per alternare, esatto, un qualcosa di cremoso dato da cocco fresco secco. E panna, cocco rapé e sopra come decorazione il cocco fresco. Ok. Diciamo che ci sono anche altri modi per sciogliere il cioccolato senza rischiare di stracciarlo, tipo bagnomaria, tipo microonde. Non so usare microonde. Non sai usare il microonde? Vabbè, siete in due in studio. Guarda, è molto semplice, apri lo sportello, infili, chiudi, accendi e spegni, è molto facile. Quando senti il ding, con questo? Ding, pronto. No, no, ormai va, no, mai metalli all'interno. Ecco. Una ricetta rapida, velocissima e semplicissima. Cocco fresco, lo frullate o lo grattugiate insieme a del latte di cocco. Lo trovate in barattolo al supermercato. Esiste sia per piatti salati che per piatti dolci. Se utilizzate quello per piatti dolci, non aggiungete zucchero. Questa massa liquida la mettete in freezer e ogni mezz'ora la sbattete con una frusta. Otterrete una sorta di granita molto cremosa che, messa insieme a un bel caffè espresso a fine pasto, vi fa un dessert finale pasto stupendo. Semplice, veloce, esotico. Anche se non usate il caffè potete mettere un profumo di lime e menta dentro. Buono con il cocco, togli questo dolce. Alcolico con un po' di rum. Con un po' di rum bianco. Frutta. Un effetto pina colada frullandoci l'ananas insieme. Potete fare una sorta Quante di cose col cocco? Tipo, Chiara, col cocco. Dai. Col cocco, allora io faccio sul blog i cocchini che sono esattamente come lui, quindi ricotta di pecora con il cocco disidratato, quello dolce. L'hai copiata dal blog? No. L'hai copiata? No. No, assolutamente. Oppure io li faccio con il latte condensato, ricotta e o cioccolato bianco o cioccolato fondente. E diventano dei tartufini che si fanno in 10 minuti neanche. Sai che si può anche friggere con il cocco? Ma dai, pensa. Come panatura. Con l'olio di cocco, sì, molto buono. No, con l'olio di cocco. Quello col coso. Friggi, prendi l'olio di cocco. No, con il cocco disidratato. Sì. Guarda che ti sei già scordato, te lo sei anche mangiato durante le nostre puntate. Sì? Sì. Non mi chiedi niente a me, perché mi salti? Perché sì, ti ammetta. Ma perché allora, una cosa così buona come il cocco raramente la trovi? Io non lo so. Cioè, è difficile da trattare, per cui io sono molto contenta di provare queste ricette. A me piace anche quello sulla spiaggia, sette di cocco. Allora, arrivavo da te, è per questo che ti ho saltato. Ostia, il mare ha già mangiato la spiaggia. Rimangono quei bastoni di legno infilati col cordone dove trovi tutta quella salicornia tutta attaccata. La salicornia. E così ti rimane solo una chance. O questo pezzetto di cocco venduto in quei secchi azzurri con l'acqua dentro, oppure un bel supplì alla vecchia pineta, così pa, giù. Meglio, no? Tra cocco e supplì, meglio un bel supplì. Meglio un bel pezzo rodente di cocco che d'estate fa bene, sì. E poi se te lo spalmi fa bene anche alla pelle, fa anche sì, per la bronzatura. Sì, te lo spalmi sulla maglietta, sì. Che ci ritrovo il supplì col cocco? Vabbè. 2 minuti e mezzo. Ma guarda, li lascio solo un attimo. Guarda che è successo. Ho capito che se ti lascio solo mi lavori meglio. Sì. Sei uno di quelli che non vuole nessuno in cucina? Esatto. Solitamente sì. 50 amici dell'anno, lui da solo in cucina, capito? Io voglio un sacco di invitati. Allora, gli amici sanno che mangiano se non sì, entrano in cucina. Lui si rilassa. Lui è, sai che è un giocatore, visto che hai parlato di spiaggia? Sì. Lui in spiaggia ci gioca. Sì. Ah? A beach soccer, cioè calcio sulla sabbia. Ah, calcio molto comodo per le caviglie, ricordiamolo a tutti. È un po' molto piacevole. Però è bello, se l'hai mai visto? Si devono alzare la palla e calciare contro. Ci sono sempre due ortopedici a bordo campo quando si mettono. Si vede anche un po' la bronzatura allenamento. Tipica. Qua invece sono quasi pronti e ho lassato di cioccolato la Ma sfoglia. Ma il fuoco lì deve stare acceso ancora. Ma anche no. E quindi la sfoglia l'abbiamo glassata, adesso la parte cremosa che hai messo sì, nel sacco a poche a base di panna montata, zuccherata e cocco rapé. E cocco rapé, non hai usato la ricotta tu? No. Visto che Riccardo Rossi sulla parola cocco rapé si è fatto l'espressione appunto interrogativo, è semplicemente la polpa del cocco grattugiata e essiccata, che attenzione, se la utilizzate in piatti salati, spesso è profumata alla vaniglia. No, scusa un attimo, adesso chiediamo scusa agli amici di Cuochi e Fiamme. Allora, hai detto una frase che ha contraddetto se stessa dall'inizio alla fine. Se la usate coi dolci sa di vaniglia, no, la polvere di cocco, no. Non si è capito niente. Ripeto, allora, la polpa di cocco al naturale che si chiama cocco rapé,
seccata. Sì. È cocco grattugiato e seccato, basta. Basta. Attenzione, se dovete cucinarci piatti salati, a non comprare quella che spesso è o zuccherata o profumata alla vaniglia. Polpa di cocco profumata alla vaniglia. Però non c'è scritto profumata alla vaniglia. Perché già questo è pazzo, no? Perché non lo scrivono? Poi perché uno la vuole profumata alla vaniglia? Ma sì, e se la vuole profumata alla Concordia? Amici di Fuochi e Fiamme, io ve lo mando a casa e sì. Tenetelo. Mi vado più d'accordo con loro. Signori, sapete una cosa? Tre, due, uno, stop! Coccolapè, oh. Dov'è il coccolapè? Purtroppo Fuochi e Fiamme è così. Attenta che è quella la vaniglia! Ah, la spolverata. Basta! Bravo, Antonio, il tempo perfetto. Dai, vediamo sti piattini. Facile da portare. Vi ricordo che di presentazione non lui ha fatto una forma di grappolo d'uva. Lei, che metterò a posto io adesso. Datemi un secondo. Voi guardatevi la pubblicità. Torniamo subito. Qua che fiamma. Bentornati in studio a Qua che fiamma. Le nostre cucine dopo tre prove hanno espresso questa sentenza, 21 a 18 per Claudia su Antonio, ma sentenza in fin dei conti non è, perché l'ultima prova, quella di presentazione, decide il tutto e Claudia si è espressa con un mille foglie al cioccolato e cocco. Allora, molto curato nel, in tutti i dettagli, anche in questa scelta del piatto molto provenzale, dai colori un po' provenzali. Equilibrato secondo me il piatto nelle dosi, nelle misure proprio della mille foglie, perché c'è alternanza tra il colore della sfoglia, il bianco e il nero, che è perfetto, molto molto bello. Questo piatto, la parola è chapeau, complimenti, molto bello, ha imbroccato tutto, nonostante pure la spolverata che io odio, però granulare ti piace. È perché invece così proprio sembra neige, vero Fiammetta? Sentiamo Fiammetta. Va preso a giornate, a volte gli piace, a volte no. Ah, è carino, però io francamente lo trovo un po' ingenuo. Ingenuo, attenzione. Lo trovo un po' ingenuo e anche la distribuzione sopra di questo cioccolato è troppo denso, andava allungato un po' di più in maniera da decorare un po' di più il piatto, perché si tratta di decorazione. È carina l'idea anche di questo piatto con questi piccoli fiori, però ripeto, mi sembra un po' ingenua come presentazione. Visto che diamo anche delle idee a casa, magari con il pelapatate sul cocco si fanno delle striscioline sottilissime che si arricciano e quindi potete dar volume sia su dolci che su cocktail anche addirittura. Ce la dobbiamo dimenticare di cocktail, del cocco era in ansia. Una bella pina colada con tutto il cocco sopra arricciolato. Comunque, con l'uva che se ne va in giro, riprendendo la forma del grappolo, Antonio ha fatto queste praline, questi cocchini. E allora, qui partiamo secondo me da un'idea di base che è molto carina, anche l'idea di farlo della stessa dimensione dell'uva. Il problema è il piatto, perché non risalta assolutamente l'uva, cioè l'idea del grappolo viene molto meno con questo piatto dello stesso colore. E avrei tolto anche il cioccolato. Ton sul ton. Yes. Questo colore, Riccardo, questo viola, come lo definiresti? Vinaccia, burgundy. In inglese, burgundy. Allora, visto che Fiammetta parla di ingenuità, scusa Fiammetta, ma l'ingenuità mi sembra la regina di questo piatto, perché è proprio l'infantilismo, la cosa del grappolo d'uva è più conscia a questo che non a quello lì. Tuttavia, per quanto carina l'idea del grappolo d'uva, qua c'è l'errore madornale del piatto fucsia, burgundy. È chiaro che era meglio il piatto bianco, dimmi che non è vero. No, dimmi che non è vero. No, faccio come con mia mamma. Dimmi che non annuisco è vero. E poi le ditate. Cioè, questo veramente arrivano i RIS di Parma, dicono vabbè, ma qua l'assassino è lui, perché proprio l'hai firmato in tutti i modi. No. Dai. Dunque. Diciamo Fiammetta. Regina, come l'uva regina, sì. Ha ripreso quello, vedi? Senti, io invece perdono le dittate che effettivamente ci sono, ma con i tempi che abbiamo, vabbè. E invece, ricordo che ha dovuto fare le palline. Le palline, le poi, minuti, poi dopo. Invece a me questo insieme di colori mi piace, perché ricorda l'uva, però in tono brillante,
c'è l'uso del cocco e questo grappolo d'uva che effettivamente, sì, anche questo volendo un po' ingenuo, ma ricorda la sua terra. Poi va bene, questo certo è un po' ingenuo, questo qua del cocco, però c'è un grande pensiero, un grande sforzo fatto da un uomo, poi non me lo sarei aspettato. Votatemi prima il piatto di Claudia, mentre io dico a casa che sono stato dalle sue parti e la più grande esportazione di qualità di uva da tavola ce l'abbiamo sì, noi sotto Bari. Da 1 a 5, presentazione, vi ricordo che questo punteggio decreterà il vincitore di Cuochi e Fiamme e colui o colei che si porta a casa il kit con tutti i nostri accessori. Sì, io mi trovo d'accordo con Chiara Maci. Strano, Attenzione, fiammetta fatta. Per 13 a 10 vince il mille foglie di Claudia e vince la puntata. 34 a 28. Lui è sportivo, quindi prenderà la sconfitta. Io ti bacio, perché le donne vincenti si baciano. Si porta a casa il kit di Cuochi e Fiamme. Io vi porto voi due al tavolo dei giurati, così li conoscete di persona, no, e io e mo me lo magno. E a voi vi aspetto tutti i giorni. A pochi siamo. Siamo qua. Ciao. Bravi, bravi.